secondi con Messina, a cui vanno i miei complimenti, perché si è dimostrato una squadra molto orgogliosa, anche se diciamo aveva qualche assenza durante la formazione, durante nella gara. Però sicuramente una squadra orgogliosa, ci ha messo in difficoltà, fino alla fine ha giocato. Buono per noi che siamo stati meno, abbiamo commesso meno sbagli rispetto alle due partite che abbiamo fatto precedentemente fuori casa. Siamo riusciti ad essere un pochettino più concentrati e a portare in porto questo risultato che è fondamentale. Un po' contratti all'inizio centrale della partita? Sì, abbiamo i primi 10 minuti, sono stati un po' di studio, abbiamo preso un po' le misure, dopodiché secondo me siamo stati un po' dominanti col pacchetto di mischia, che è stata la chiave di volta della partita. Quando funziona il pacchetto di mischia, diciamo che un buon 60% del lavoro è fatto. Un campionato competitivo, questa formula allargata, difficile ogni partita? È un campionato che non ti permette di fare troppi sbagli. Per fare due sbagli uno dietro l'altro rischi di pagarlo e trovarti a 10-12 punti dalle zone che contano. Quindi è un campionato rispetto a quelli precedenti sicuramente che ti impegna molto di più da un punto di vista mentale. Ogni partita dobbiamo essere concentrati e cercare di fare bene come stiamo facendo. L'obiettivo? L'obiettivo per Scamanzia non diciamo niente. Noi vogliamo continuare partita dopo partita con tanta unità, con tanta voglia di lavorare e facendo crescere i nostri giovani. Voglio sottolineare anche oggi la seconda partita dal numero 10 di Sebastiano Sapia, che è un classe 98, quindi continuiamo il nostro percorso di crescere lanciando i giovani. Partita molto molto sofferta, come sono sempre i derby, però sul finale vedo un po' rischiato, no? Sì, c'è stato il ritorno del Messina che era prevedibile, noi abbiamo un attimino allentato il ritmo. E come prevedibile che era, il Messina si è rifatto sotto. Buon per noi che siamo riusciti a tenere duro e portare a casa il risultato. Grande lavoro oggi della Mischia, proprio. La Mischia, devo dirti che dalla prima partita di campionato quest'anno mi sta dando ottime risposte, quelle che forse non mi ha dato l'anno scorso. Stiamo lavorando molto bene, veramente. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che lavorano con tanto sacrificio e abnegazione. I risultati stiamo vedendo. Qualcosa da sistemare magari nelle linee dei tre quarti? Paghiamo sicuramente. Allora, se Sapia, il numero 10, è un ragazzo di grandissima prospettiva, deve fare tante esperienze, è chiaro. Oggi non abbiamo potuto scalare il nostro nuovo straniero per problemi di transfer. Sicuramente quando lui sarà pronto per giocare ci darà quel quid in più che in questo momento, dal punto di vista dell'esperienza, ci è venuto a mancare.